intervenuto anche dando una piccola bacchettata, ha detto se avessimo agito così 7 anni fa forse non saremmo a questo punto di devastazione. Ma non è retorica, è assolutamente una osservazione di un dato di fatto. Quello che è avvenuto con questo governo, con il ministro Centinaio, è l'applicazione di un decreto che aspettavamo da tempo, un decreto perfettibile che infatti ha trovato luogo nella perfezione che non ci sarà mai, ma sicuramente nella modificazione, nella osservazione da parte delle associazioni di categoria, dei deputati, della Regione Puglia, degli uffici, che hanno portato ad avere uno strumento che oggi possiamo dire di avere, che fino a qualche giorno fa o a qualche mese fa noi ci sognavamo di avere, che mette su ovviamente misure, salvaguardia, espansione, ristrutturazione e reinvestimento delle risorse che prima non c'erano. Quindi va dato un merito al ministro Centinaio, e così come nel turismo è andato avanti buttando la palla avanti di qualche centinaia di metri, lo ha fatto anche con l'agricoltura. Hai in qualche modo bacchettato un pochino i negazionisti della xylella oggi, ha tirato un po' le orecchie, ha detto che facciamo vedere i pali ai turisti, insomma è stato un intervento piuttosto interessante questo. Ma più che bacchettato i negazionisti, ho semplicemente detto che io mi fido della scienza. Se la scienza mi dice che la xylella si cura in un determinato modo, si combatte in un determinato modo, io mi fido di chi ha studiato e conosce la materia. Dunque quindi pensiamo al paesaggio con reimpianto più che altro? Beh, decisamente sì, perché chi mi viene a dire che la xylella non si deve, diciamo che il paesaggio bisogna lasciarla fare. Bravo, che non si deve toccare perché le piante sono da tenere lì per il paesaggio e per il turismo. Io la risposta che dico è benissimo, nel giro di qualche anno quelle piante diventano dei tronchi secchi, e io al turista che storia vado a raccontare di un paesaggio che c'era qualche anno fa e che adesso glielo puoi solo far immaginare. Dunque, non prendiamo in giro la gente. Esatto. Con la conversione in legge cosa dobbiamo fare? Velocizzare queste eradicazioni, dare qualche soldo in più alle aziende e soprattutto insomma velocizzare, sburocratizzare tutto il sistema. Sburocratizzare, più fondi e meno burocrazia. Questo è il senso del decreto.